Ciao e bentornati su Mystery Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare una serie comica post-apocalittica intitolata The Last Man on Earth. Attenzione spoiler! Buona visione! Dopo che un misterioso virus senza nome ha eliminato ogni essere umano, Philip Miller è l'ultimo uomo sulla Terra. Vive da solo da un anno e sta guidando in giro per l'America per cercare più persone. Va in ogni singolo stato, facendo annunci a città vuote e rubando reperti e dipinti provenienti da musei. Dopo non essere riuscito a trovare gli umani, Philip decide di tornare nella sua città natale, Tucson. Nonostante ciò, come ultimo tentativo per trovare qualcuno, scrive Alive in Tucson su ogni cartellone pubblicitario che riesce a trovare. A Tucson, va nel suo squallido appartamento e fa le valigie con tutte le cose necessarie prima di dirigersi verso una gated community nella parte più sontuosa della città. Lui sceglie la casa più grande e la dichiara la sua nuova casa. Trascorre i giorni seguenti a decorare la casa con tutti i dipinti famosi, una stuoia della Casa Bianca, un teschio di dinosauro, premi dell'Accademia e molti altri manufatti per un valore di miliardi di dollari. Ogni giorno prima di andare a dormire, Philip si assicura di scusarsi con Dio per essersi masturbato così tanto e desidera vedere il volto di almeno una donna prima della sua morte. Per fortuna, c'è ancora una quantità immensa di auto che può usare per andare in giro. Va al supermercato in mutande e irrompe usando una pistola. In solo un anno ha completamente dimenticato la decenza di base, ora che non ha nessuno da impressionare. Fa anche tutto ciò che era solo un pensiero impulsivo prima del virus, come distruggere la pila di lattine nel negozio e portare a casa centinaia di film per adulti. Per passare il tempo gioca a bowling con se stesso, usando lampade e acquari come birilli, e schianta le auto l'una contro l'altra. Il caos gli fa sentire un pizzico di adrenalina e lo aiuta a far fronte alla solitudine. Dopo circa un mese, inizia a perdere il suo senso di sanità mentale. Inoltre, essere solo il giorno del suo compleanno gli ricorda tutto ciò che non è riuscito ad apprezzare quando la vita era normale. Gli mancano sua madre, la sua vita e gli umani in generale. La scena si sposta a qualche mese dopo. La grande villa in cui vive Philip si è trasformata in una discarica. È piena di plastica e lattine che non pulisce mai, perché non ha senso farlo. Non fa la doccia da giorni e ha iniziato a vivere come un animale. La casa è senza acqua corrente e il gabinetto è coperto da bottiglie di plastica. Philip fa così un buco nel trampolino e usa la piscina come suo gabinetto. Riempie anche una piscina per bambini con margarita e ci fa il bagno bevendo contemporaneamente. Poi, un giorno, va al bar e disegna delle facce su alcune palle, assegnando loro un nome e una personalità. Parla con loro come se fossero i suoi veri amici, solo per sentirsi come se non fosse solo. Di notte, porta una palla di nome Gary in un negozio di abbigliamento e ci prova con un manichino per cui ha una cotta. Quando il suo braccio si rompe, Philip perde la testa. Decide che non vuole più vivere e va sulla collina vicina per commettere l'impensabile. Augura l'addio a tutti i suoi amici palla, promettendo di ricordarli per l'eternità. Sale quindi in macchina e si dirige verso la collina a tutta velocità. Improvvisamente, vede del fumo alzarsi lontano e ferma l'auto pochi secondi prima che si schianti. Philip quasi non crede ai suoi occhi. Segue immediatamente il fumo e raggiunge una roulotte che è chiaramente abitata da una persona. Poi, nota qualcosa che stava implorando di vedere da tutto un anno. Qualcuno ha lasciato il reggiseno ad asciugare al sole. Philip ne sente l'odore ed è così sopraffatto che perde i sensi. Quando si sveglia, vede una bella ragazza che lo tiene in grembo. Lei promette in modo seducente di soddisfare i suoi desideri e lo bacia. Philip si sta godendo il bacio prima di svegliarsi e realizzare che stava solo sognando. La ragazza di fronte a lui è meno attraente e più vecchia. Sta eseguendo la respirazione bocca a bocca su di lui per fargli riprendere conoscenza. Si allontanano l'uno dall'altro straniti vedendo un altro essere umano dopo così tanto tempo. Philip le chiede dove sia la bella donna finché lei non fa notare che dovrebbe essere preoccupato delle sue mutande bagnate. Si scopre che si è fatto la pipì quando era privo di sensi. Anche in una situazione del genere, Philip afferma che prima ha nuotato a rana, ed è per questo che le sue mutande sono bagnate. Inizia aggressivamente a spiegare che non si è fatto la pipì addosso, il che fa andare nel panico la ragazza. Lei tira fuori una pistola, chiedendogli di stare lontano. Philip finalmente ammette di essersi effettivamente fatto la pipì addosso, ed è imbarazzato. Dopo che entrambi si sono calmati, si presentano. Il nome della ragazza è Carol. Era un analista prima del virus e ha girovagato per l'America dopo la morte di tutti. Ha visto il cartello Alive in Tucson ed è arrivata lì per vedere se è davvero l'ultima persona in vita.
Sebbene Philip stesse morendo dalla voglia di incontrare una donna, non è molto entusiasta di vedere Carol. Corregge ripetutamente la sua grammatica, non capisce le sue battute e continua a parlare di cose irrilevanti. Dopo aver parlato per un po', decidono di andare al negozio di alimentari. Lungo la strada, Carol si lamenta del fatto che abbia attraversato senza guardare il segnale di stop. Nonostante Philip sostenga che non ci sia traffico, rimane irremovibile sul fatto che devono seguire le regole, altrimenti inizieranno a vivere come animali. Per farla sentire meglio, si ferma a un segnale e guarda da entrambe le parti confermando che nessuno sta attraversando la strada. Il suo fastidio non si ferma quando raggiungono il negozio di alimentari e Philip parcheggia nel posto per i disabili. Entrano nella loro quinta discussione della giornata, con Philip che insiste sul fatto che una persona handicappata immaginaria ha molto spazio per parcheggiare la sua auto. Quando Carol lo spinge comunque a parcheggiare da qualche altra parte, fa entrare il veicolo nel negozio. In seguito, va a fare un tour della sua casa ed è disgustata dal modo in cui vive. Ha due piscine, una piena di feci e l'altra con l'immondizia. Carol lo accusa anche di aver rubato i dipinti, anche se lui sostiene che non appartenevano più a nessuno. Alla fine del giro della casa, Philip le chiede di tornare al suo campeggio. La mattina dopo, viene svegliato da Carol che pulisce la sua casa. Lo tormenta per andare a prendere prodotti per il giardinaggio e per la pulizia dal negozio, perché devono iniziare a vivere come esseri umani. Di notte, Philip va dai suoi amici palla e si lamenta di Carol. Anche se la conosce solo da un giorno, si sente come se fossero una coppia sposata che ha un disperato bisogno di divorziare. La mattina seguente, le cose peggiorano per lui quando la donna si trasferisce nella casa accanto. Prova a scacciarla, ma Carol è testarda. Gli chiede se ha paura di essere visto nudo, e in risposta, Philip si toglie i pantaloni. Carol finalmente si rivolge all'elefante nella stanza e solleva il tema della riproduzione. Pensa che siano i prescelti a cui è stato dato il dovere di ripopolare nuovamente la Terra. Philip dice che non dormirebbe con lei nemmeno se fosse l'ultima donna sulla Terra, il che è vero in questo caso. Nella scena successiva, è nel suo bagno all'aperto, quando Carol gli si avvicina. Vuole che trovi un modo per portare l'acqua corrente a casa loro, in modo che possano coltivare pomodori e altri frutti. Quando si rifiuta di aiutare, lei cerca di corromperlo con pomodori freschi, ma a lui non importa. Tuttavia, quando fa buio, irrompe nel suo giardino e mangia tutte le sue verdure. Carol bussa alla sua porta la mattina dopo e lo trova ricoperto di pomodori avanzati. Philip sostiene ancora che non è lui che li ha rubati. Nota anche che Carol si è fatta male alla gamba, mentre cercava di trasferire l'acqua a casa sua da un tombino. Pochi giorni dopo, rinuncia a cercare di vivere come un umano per bene. Philip la trova mentre fa un bagno all'aperto in una fontana, copiando la sua piscina. Carol pensa che potrebbero non essere i prescelti, ma i dimenticati che non hanno scopo nella vita. Non sono in alcun modo in grado di creare un'intera civiltà umana, quando non riescono nemmeno a sistemare un bagno nelle loro ville da $1 milione. Philip, che è abituato a vedere Carol come una persona ottimista, si sente malissimo per lei. Va quindi alla cisterna d'acqua della città e organizza un modo per innaffiare il giardino di Carol. Lei è finalmente felice di vedere un lato positivo in lui e lo invita a cena. Di notte, Philip si gode un pasto biologico dopo tanto tempo. Viene sollevato il tema del sesso e Philip dice che è pronto a dormire con lei. Tuttavia, con sua sorpresa, Carol non vuole fare l'amore prima del matrimonio. Inizialmente, Philip ride pensando che sia uno scherzo, ma si scopre che è seria. Anche se l'idea è ridicola, le fa la proposta per farla sentire meglio. Alla fine, decidono di sposarsi il giorno successivo. Nella scena seguente, sono in chiesa a pronunciare i voti. Philip pensa che non sia necessario, ma recita comunque per farla contenta. Quando escono dalla chiesa, vengono accolti da una folla di ospiti. Philip si rende conto di aver commesso un errore e urla. Poi, si sveglia sul suo letto, grato che sia stato solo un sogno. Deve anche controllare fuori dalla finestra per essere sicuro che la maggior parte del mondo sia ancora morta. Qualche tempo dopo, Carol arriva a casa sua con del cibo. Pensa che dovrebbero eleggere il presidente degli Stati Uniti votando. È inutile, ma Philip si elegge e diventa presidente all'unanimità. Poi, i due mangiano degli spaghetti con polpette all'uvetta, che Carol pensa siano una buona alternativa alle polpette di carne. Dopodiché, arriva finalmente il giorno del matrimonio. Carol prepara le decorazioni e la torta, mentre Philip ha il compito di prendere gli anelli. Tuttavia, invece di prendere gli anelli, organizza una festa di addio al celibato per i suoi compagni palla, dando fuoco a cose casuali in un parcheggio. Va persino a salutare il manichino, dicendole che rimarrà per sempre l'amore della sua vita. Alla fine della giornata, va alla chiesa
dove Carol ha preparato una registrazione che officerà il loro matrimonio. Dopo brevi voti, è finalmente il momento di scambiarsi gli anelli. In quel momento Carol scopre che non li ha presi. Si rende conto che è l'unica che si impegna e annulla il matrimonio. Più tardi, Philip bussa alla sua porta cercando di parlarle, ma lei non risponde. Rompe quindi la porta d'ingresso con un martello ed entra in casa. Con sua sorpresa, si è effettivamente impegnata per decorarla. Ha persino preparato una torta per loro con la loro statua in cima. Philip si sente malissimo per quello che ha fatto e si scusa con lei. Rivela anche che non gli piace molto la sua personalità o il cibo che cucina, ma anche così, è contento che esista perché senza di lei non sarebbe vivo in quel momento. Detto questo, Philip la porta a fare qualcosa di speciale. Nella scena seguente, vanno in una gioielleria, dove Carol prende tutti gli anelli che vuole. Alla fine, officiano il matrimonio e vengono dichiarati marito e moglie. Di notte, i due fanno l'amore, ma l'esperienza non è come Philip pensava che sarebbe stata. Carol non riesce a smettere di parlare per tutta la notte, facendo strane osservazioni che lei pensa siano sexy. La mattina seguente, lo trova a giocare a squash a casa sua. Philip pensa che lo tormenterà di nuovo, ma con sua sorpresa, si unisce a lui nel gioco. Si godono il resto della giornata facendo cose che normalmente Philip fa. Fanno tutte ignifughe e si danno fuoco a vicenda, schiacciano con un bulldozer delle lattine di birra e vanno a incontrare l'ex ragazza di Philip che è un manichino. Carol le parla per un po' prima di picchiarla per averci provato con suo marito. Per la prima volta, Philip è felice di averla sposata e pensa che la loro vita potrebbe essere tollerabile. Mentre stanno tornando a casa, all'improvviso colpiscono una limusina a un incrocio. Scioccato, Philip corre alla macchina e vede uscire una bellissima donna. Proprio quando pensava di essere felice con sua moglie, inizia a pentirsi del loro matrimonio. Per scoprire cosa succede dopo, guarda la seconda parte su Series Recap Edita. Grazie per la visione!